Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra al campo: vieni subito e mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti, i fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Ancora una volta il Signore Dio ci rivolge la sua parola, una parola che è luce, conforto, invito ad andare oltre. Nella prima lettura di questa 27ª domenica del tempo ordinario, incontriamo il profeta Abacuc e ci dice che il giusto vive per la sua fede. Incontriamo l'Apostolo Paolo nella seconda lettura. Lui ha una consapevolezza ed esclama: so a chi ho creduto. Mentre i discepoli nel Vangelo di Luca chiedono al Signore: aumenta la nostra fede. Di fronte a tanti interrogativi che ci mettono in crisi, provocati da situazioni a volte insostenibili, l'unica risposta adeguata rimane la fede e un servizio che non vanti pretese. Il vero cristiano non si vergogna della testimonianza di fede e di amore che è chiamato a rendere a Gesù Cristo, né lo spaventa la sofferenza che necessariamente si accompagna alla sua testimonianza. L'iniquità e la violenza che regnano nel popolo provocano la vivace reazione del profeta Abacuc. Il profeta non può accettare che Dio se ne stia impassibile e che non faccia nulla per impedire l'ingiustizia. Abacuc si lamenta di Dio, del suo silenzio, della sua assenza e del fatto che ogni grido di preghiera sembra cadere miseramente nel vuoto. La tolleranza di Dio nei confronti dell'ingiustizia rappresenta senz'altro uno dei più grossi problemi della fede in un Dio giusto, al tempo di Abacuc, come ai nostri giorni. Ma nella sua risposta al profeta, Dio garantisce che il giusto vivrà proprio in forza della fede, mentre l'empio è destinato alla rovina. Carissimi, il futuro è del bene. E solo chi vi resterà accanto, nonostante tutto, vedrà la vita. La parola di Dio, anche in questa domenica, è il nostro incontro con Lui. Dio che vuole comunicarci la sua forza e noi che abbiamo una storia precisa, fatta di dubbi e di speranze. In mezzo a noi e a tutte le nostre storie c'è Lui. Il Dio della vita e dell'amore che ci invita a riflettere sul valore della fede e del servizio. Si tratta di avere un atteggiamento non interessato e soprattutto non fondato su prospettive di ricompensa. Gesù si contrappone in tal modo alla concezione dominante dei farisei che vedevano la religione alla stregua di un contatto per cui l'uomo poteva diventare creditore davanti a Dio. Poteva vantare una ricompensa per aver osservato la legge. Eppure davanti a Dio, come dice Gesù nel Vangelo, così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto
dovevamo fare. Quanto è difficile mettere in pratica questo insegnamento di Gesù. È difficile per noi preti, è difficile per i vescovi, è difficile per ogni fedele, per ogni credente in Dio. Compiere un servizio con disinteresse, senza aspettarsi nessuna ricompensa. E allora, come discepoli, chiediamo anche noi a Gesù di aumentare la nostra fede. Sì, perché la fede crea la risorsa per ogni possibilità. La fede dà la capacità di compiere le esigenze della vita nuova ricevuta nel battesimo. La fede diventa collaborazione e servizio di Dio. La fede si concretizza nelle opere. L'autentica fede in Dio non ci lascia indifferenti. Diventa impegno di rivelare alle sorelle e ai fratelli, con gesti concreti, l'amore di Dio. L'amore non deve essere vano sentimentalismo o emozione superficiale. Dobbiamo avere un'adesione assoluta a Gesù Cristo, pronti a servirlo e a seguirlo ovunque, ansiosi di servirlo nella persona del nostro prossimo, il fratello e la sorella che quotidianamente incontriamo sul nostro cammino di vita. Per questo chi scopre l'esistenza propria come Dio con lui, vive l'esistenza propria come Dio con gli altri. Il Signore ci chiama ad essere i costruttori del suo regno di amore. Non dobbiamo avere paura, ma solamente fiducia in Lui. Aver fede significa proprio aver fiducia nel Signore per essere con tutte le nostre sorelle e con tutti i nostri fratelli che incontriamo sul nostro cammino dei veri, buoni, autentici testimoni del Vangelo. Thank you.